Skype, però non ho capito la connessione di internet, non c'è. Vabbè. Signore e signore, buonasera. Benvenuti al palazzetto dello Sparto di Fondi. Assisteremo a breve alla gara pratica del secondo, della gara 2 della Serie A1. Prova. Dimmi più quando possiamo andare. Possiamo andare? Signori, buonasera e benvenuti alla gara di ritorno dei playout di Serie A Gold tra l'HC Banca Popolare di Fondi e il Romagna. Sono le 19.27 del 9 maggio 2023, gara di ritorno dopo che sabato si è già giocata la gara di andata e ha visto prevalere la formazione di coach De Santis, l'HC Banca Popolare di Fondi in quel di Imola 19-22. Per il Romagna un solo risultato per portare la sfida a gara 3 di domani 10 maggio, ossia la vittoria. Per il Fondi la vittoria significherebbe salvezza automatica. Per il Romagna ancora il purgatorio di playout tra la perdente, tra Rubiera e l'altra squadra che stanno affrontando in questo, il Carpi, stava sfuggendo il nome del Carpi. Passiamo subito ai roster, passando dal Romagna che in questo momento c'è solo a partire, con il numero 6 Albertini, con il 7 Mazzanti, con l'8 Chiarini, 9 Ceroni, 10 Sam, 11 Gollini, 12 il capitano Fabrizio Tassinari, 13 Rocicero, 14 Tondini, 15 Rotaru, 16 il portiere Martino Redaelli, 17 Mattia Tavagni, 18 Martin Di Domenico, 23 Noè Romondini e lo 64 Lombes Birkeneur e l'88 infine Ivan Antic, coach Mattia Melis. Passiamo all'HC Fondi che in questo momento è presentato dal vocalist della squadra Rosso Blu Fondana, con il 5 Panza, con il 7 Miceli, con il 10 Federico Manoli, con l'11 Muccitelli, con il 14 Cagnete, con il 16 Garcia, con il 19 Daniele De Luca, con il 22 il capitano De Torre, con il 27 Rivoli, con il 30 Parula, poi ancora Trani, Di Faccio con il 31, Arena con il 38, Lofti Mamun e Sabattadel con il 46, Di Biagio con il 61 e con il 99 invece Hamza Frai, forse ovviamente Giacinto De Santis. Noi siamo prontissimi per raccontarvi questi 60 minuti di fuoco, veramente un passo dal paradiso o si ritorna in purgatorio, tutto si gioca in questi 60 minuti, le squadre si stanno scambiando i convenevoli di inizio gara, anche gli arbitri sono pronti, siamo pronti anche noi, dobbiamo soltanto raccontarvi questa partita in diretta dalla piattaforma Eleven Sport. E Sabag va a dare il 5 agli arbitri, anche coach Melis va a dare la stretta di mano all'arbitro di campo. Romagna intanto sono caricati i giocatori. Partita dell'andata giocata, diciamo appunto sabato, neanche 72 ore dopo. C'è nuovamente sul parquet e potrebbe essere veramente la serata decisiva per la salvezza dell'HC Banco Popolare di Fondi, oppure magari del colpaccio del Romagna qui in terra fondana, in terra pontina, e porterebbe poi la sfida a gara 3, che si giocherebbe comunque domani sera alla stessa ora 19.30, e nel caso in cui dovesse accadere saremo pronti a raccontarvi le emozioni della partita anche domani sera. Da qualunque punto di vista la si guardi, questa sera la partita è decisiva. Benvenuti quindi al palazzetto dello sport di Fondi in provincia di Latina, il palazzetto dello sport città di Fondi, nel contrada, nel quartiere di via Mola di Santa Maria. Oggi è una giornata tipicamente primaverile in quel di Fondi, era prevista pioggia però
in questi giorni fortunatamente il maltempo ha lasciato un po' la zona, la squadra di mister Melis, di coach Melis, scusate, è pronta a partire con il primo possesso della partita e in questo momento diamo l'avvio anche al cronometro con il Romagna che ha subito il suo possesso. I giocatori si scambiano la palla anche per cominciare a prendere confidenza con la palla, che è il Romagna che gestisce questo primo attacco con il numero 17 Zavagli. La palla poi arriva a Rotaru, ancora Rotaru per Antic, attenzione poi sul tiro, buona la parata, il tiro di Antic, la buona parata di del portiere di casa Garcia, ottima la parata, c'è subito un 7 metri quindi per gli ospiti, fischi del pubblico e la rete, e la rete, e il vantaggio del Romagna, quindi 1-0 dopo un minuto di gioco, si sblocca subito la partita. Primo attacco intanto del Fondi con Federico Vanoli e Cagnete, i Gaucho argentini sono pronti a suonare il tango questa sera dal palazzetto dello sport di Via Mola di Santa Maria. Buono qui la palla pre-recuperata del gioco degli ospiti in contropiede e arriva il 2-0 per il Romagna. Fondi che un po' preso alla sprovvista, più buona la palla per Arena, poi lo scambio per Cagnete, poi Vanoli prova a sfondare, Hamza, ancora Vanoli, prova ancora lo sfondamento, subisce un fallo, 9 metri per il Fondi. Buon inizio degli ospiti, 2-0 subito, però leggerezza del giocatore di casa. Poi durante la partita vi racconteremo anche ciò che è accaduto in quel di Imola sabato. Intanto Cagnete qui non si intende con Frai e c'è quindi un 9 metri per un fallo di Essam. Magni Strecce, gran gol subito di Cagnete, 1-2 dopo 2 minuti di gioco. Buon inizio del Romagna, però questo gol di Cagnete fa già capire che il Fondi non intende mollare nulla. Inferno o paradiso, tutto si gioca questa sera. La piattaforma di Element Sport, vi diamo il benvenuto a questa gara di ritorno tra l'HC Banca Popolare di Fondi, che attacca da destra verso sinistra del vostro punto di osservazione, contro il Romagna che in questo momento dà il tiro, bella parata del portiere Garcia, bella parata del portiere di casa, e riparte Federico Vanoli per Cagnete. Vanoli prova a sfondare, la difesa del Romagna fa buona guardia, poi recupera la palla, attenzione al contropiede ancora, e gran parata di Garcia Junior, gran parata sul tiro di Rotaru, gran parata, subito emozioni qui dal palazzetto dello sport di Via Mola di Santa Maria. Questa sera poi abbiamo anche un ospite d'onore, abbiamo il sindaco della città di Fondi, il dottor Beniamino Maschetto, con lui anche l'assessore ai servizi sociali, Sonia Notaro Berardino, quindi veramente una partita che conta tantissimo per la città di Fondi. E c'è una damsa per Cagnete, oh bravissimo qui Redaelli con il piede sinistro, bravissimo Redaelli, è andata, ha veramente fatto delle parate eccezionali, tra lui e Facundo veramente si sono divertiti ad impedire che il punteggio fosse più alto. Alla fine, come dicevamo, il Fondi è prevalso di 19-22 e in questo modo costringe il Romagna ad un solo risultato, la vittoria. Qui intanto c'è probabilmente un 9 metri ancora per gli ospiti, intanto è entrato il capitano De Torre nel Fondi, vediamo cosa è accaduto, probabilmente c'è, attenzione un attimo, vediamo cosa è accaduto, probabilmente c'è, vediamo cosa è successo, non riusciamo a comprendere, forse per qualcuno si è fatto male, vediamo, sì, c'è un giocatore a terra del fuori, abbiamo visto in questo momento,
quindi sportività anche da parte dei giocatori di Romagna nel segnalare subito l'infortunio al giocatore di casa. Adesso è il Romagna che comunque gestisce l'attacco con Esam per Rotaru. Buono qui il movimento del numero 7 Mazzanti, buona ancora la parata di Facundo, entrato in campo De Torres. Sembra che sia Vanoli quello che si è fatto male. Intanto è entrato Micheli con il numero 7 per il Fondi, anche i tifosi di casa che si fanno sentire. Sono passati esattamente 5 minuti di gioco, la partita è sul punteggio di 1-2 per il Romagna. Cagnete deluta, buono sull'ala per Micheli, poi perde il momento il giocatore di casa e permette a Romagna di conquistare un altro attacco ancora con Rotaru. Chiudono bene le maglie, la difesa di casa, il pallone sull'ala, poi viene chiuso ancora il giocatore del Romagna, ancora il pallone gestito da Rotaru, ma stavolta c'è un fallo in attacco, ancora una buona palla tolta la parata da Micheli, la parata bellissima, meravigliosa la parata di Retelli sulla conclusione di Micheli, che ormai stava già risultando, bellissima, e risponde da par suo anche Facundo, ma intanto c'è un 7 metri per gli ospiti, partita che già sta vedendo due portieri impegnati in parate strepitose, quella di Retelli qualche istante fa veramente incommentabile, stupendo veramente l'intervento, la rete, e la rete 3-1 per il Romagna. De Luca, Hamza, Arena. Pressione ad Hamza che prova a servire per niente, ancora qui Arena è favorito anche dal tocco involontario dell'arbitro di gara e quindi può rimantenere comunque la fase d'attacco. Attenzione al 9 metri per il Fondi. Occhio sempre al passivo che in questo momento viene chiamato, quindi il Fondi ha poche possibilità, ancora un tiro di Micheli, stavolta viene ancora riparato dal portiere Retelli, intanto c'è un 7 metri proprio per l'intervento su Micheli. Cagnete, c'è 7 metri e ancora a segno 7 minuti e 45, Fondi HC, Banca Popolare di Fondi 2, Romagna 3. Applausi del pubblico di casa. E Sam, Rotaru, per Mazzanti, messo a terra. 9 metri per il Romagna e Sam si incarica della battuta, ancora per Mazzanti. Rotaru, lo scambio con una palla che comunque poi viene recuperata ancora dal Romagna con Antic, giocatore che all'andata come Cagnete hanno fatto il bello e il cattivo tempo. Si sull'ala, la parata ancora di Garcia. Grande primo tempo da parte dei due portieri, Regaelli per il Romagna, Garcia per il Fondi, transizione di Arena, ancora un 9 metri per i padroni di casa, e Sabag subito per Arena, Cagnete, Hamza, ancora Hamza, cambia con Cagnete, Arena, Hamza, attenzione al suo movimento, oh, sotto mano di Cagnete, recupera la palla di Luca, ottimo recupero di De Luca questa volta. Cagnete,
Arena, la partita non ci permette di riuscire a staccare un attimo dalla diretta, intanto buona difesa del Romagna che subito riparte in contropiede con Antic, che un palla ferma a Santi, gran gol, 2-4 Romagna. È ancora un errore stavolta di Arena e riparte il Romagna con Mazzanti, rete di Mazzanti, 2-5 Romagna, e viene chiamato un time out da coach De Santis che vuol vedersi chiaro con i suoi. Dicevamo, insomma, l'andata, l'HC Banco Popolare di Fondi ha espugnato il parquet di Imola della Romagna per 19-22. Intanto si alza il incitamento del pubblico di casa. Partito bene il Romagna, 2-5. 2-5, è importante per la formazione ospite cercare di credersi fin dall'inizio e soprattutto portare poi la partita verso il finale sul netto equilibrio, per cercare poi di giocarsi tutto negli ultimi minuti e portare la serie a gara 3 domani sera alle 19.30 qui sempre al palazzetto dello sport di Via Mola di Santa Maria. Per i Fondi l'occasione è fondamentale, tra le mura amiche battere Romagna significherebbe salvezza, per il Romagna invece significherebbe ancora un play out, stavolta tra la perdente tra Rubiera e Carpi. All'andata Rubiera e Carpi hanno pareggiato, quindi oggi chi vince delle due si salva, l'altra andrà a fare il play out contro la perdente di questa sfida tra HC Banco Popolare di Fondi e Romagna. Intanto c'è un fallo su pivot di casa El Sabag, subito lo scambio con Cagnete, palleggio e poi servizio per Arena, Lofty, Hamza Stasi, sfondamento stavolta, fallo in attacco, quindi può ripartire il Romagna, più buono il movimento per Tazzanti, allora, buona la difesa di casa, subito recupera la sfera Varoli. Tanto cuore per il Gauss argentino Vanoli, veramente un'annata fatta di tanti tanti sacrifici e anche di dispiacere a livelli personali per la perdita di alcuni familiari, il ritorno in Argentina per qualche settimana, ma poi comunque è tornato in quel di Fondi e sta dando l'anima anche in questo finale di stagione. Il buono per Manolo che prova ad entrare e poi subisce fallo, ancora un 9 metri intanto per il Fondi. Ritorniamo anche in diretta con il cronometro. Intanto c'è un 7 metri ancora per i Fondi, viene chiamato un ragazzino ad asciugare il parquet. Siamo comunque sempre a maggio, le temperature cominciano a salire e c'è più possibilità anche di far cadere gocce di sudore sul parquet, con rischio anche di provocare problemi all'incolumità dei giocatori sul parquet. Intanto Cagnete è pronto ai... la sfida contro Martino Redaelli, 7 metri per l'Argentina, stavolta il palo e può ripartire Romagna. Antic per Mazzanti, per Antic, buono lo scambio per Rotaru, gran parata ancora di Facundo Garcia, bella parata, bellissima, anche se va detto che la conclusione di Rotaru era anche parecchio centrale. Intanto ci sono problemi di stabilità sul parquet per alcuni giocatori, vediamo che vanno a controllare l'aderenza e la rete
più 4 per il Romagna, 2-6. Fondi che sembra un po' avere preso sotto gamba questo inizio di partita. Neanche il time out chiamato da coach De Santis sta sortendo gli effetti voluti, e questo poi si vede anche dal risultato: 2 gol per il Fondi, entrambi segnati da Cagnetto, uno dei 7 metri. Ancora Hamza per Cagnete, la parata ancora di Redelli, e Sam recupera bene la palla. Buono qui l'attacco del Fondi, che va a recuperare palla con Hamza, va sull'esterno e palo! E palo! E Sabag non accorre, e quindi la palla poi è persa dal Romagna. 14 minuti, no, 13 minuti di gioco. Dal Fondi, ancora solo che è rete, 3-7 per il Romagna. Intanto c'è il gol del Fondi, del Fondi, 4-7, la partita comincia a diventare più incandescente. Comincia a farsi incandescente la partita, comincia a salire di tono anche il Fondi, che in un minuto è riuscito a segnare 2 gol. È già importante questo dal punto di vista psicologico, perché la squadra si sembrava come se si fosse bloccata. Intanto riparte la partita con Rotaru, che scambia con il Ramondini, ancora Antic e Sam, Rotaru, ancora Rotaru, la palla persa dal Romagna, e questo mini break di 2 gol del Fondi ha messo un po' di pressione a Romagna, che fino ad ora comunque non ha trovato grandi ostacoli nel suo attacco. Adesso un minimo di pressione del Fondi e il Romagna ha perso una palla ingenuamente. Può essere anche una piccola svolta della partita. E Sabaggi intanto cambia con Cagnetti per Manoli, tranci, c'è la rete! Rete di Manoli! 5-7, e tutto un altro Fondi adesso. Ancora Rotaru, gran parata di Facundo, e Sam poi perde palla, transizione veloce di Manoli per Cagnete, la palla verso l'ala per De Luca, rete! Rete di De Luca, 6-7, mini break di 4-1 per il Fondi. È bastato mettere un po' di pressione sui giocatori del Romagna e la partita è completamente cambiata. Ma Santi spegne l'entusiasmo dei tifosi di casa e va a segnare un bel gol quando siamo ormai al 16° minuto del primo tempo, a metà del primo 30 minuti. Frai, Cagnete, Vanoli chiama lo schema. Per il Sabag, il tiro, però è 9 metri per il Fondi. È bastato veramente un po' di pressione per il Fondi. Intanto c'è un giocatore a terra. Ancora problemi con il sudore, che va a creare problemi all'incolumità degli atleti in campo. Cagnetti chiama il movimento di Manoli a portarsi qualche difensore. Buono il passaggio con l'ala per Micheli, ancora una volta raggiunge anche il fallo Micheli. Poi ancora Massanti per Assam, gran gol di Assam.
Rangoldi e Sam 6-9. Mini break 2-0 per il Romagna. Ancora sulla per De Luca, ancora una parata di Redelli. Continua la maledizione di De Luca, che non riesce ad imbroccare un tiro dall'ala e invece va a segnare il Romagna 3-0. Se qualcuno credeva che Romagna fosse venuto in gita qua a Fondi, si sta sbagliando di brutto, perché la formazione di Tosh Meris si sta giocando la partita a viso aperto. 6-10, 17 minuti del primo tempo. Hamza prova lo sfondamento per il Sabag. Cagnete sull'ala per Micheli, ancora una parata del portiere Redaelli. Stiamo assistendo a una gran partita del Romagna. Transizione, la parata del portiere, no, infatti però era il palo a salvare il portiere Facundo. Il tiro di Lo Cicero che va a colpire il palo. Chiama ancora lo schema Manoli. Fondi deve cambiare marcia se non vuole compromettere il bel risultato. È difficile anche trovare delle parole per commentare cosa ha fatto adesso Cagnete. Fantastico. Intanto Romagna però continua a disputare una gran partita. Onore e merito agli ospiti. Gran partita per loro fino a questo momento. Vantaggio più che meritato. Parte il cronometro, 18 minuti e mezzo. Bella partita, Mazzanti ancora, brava, buona qui la difesa del Fondi, ma ancora Antic a recuperare la palla, si alza Antic, la palla termina alta. Primo tempo, tutta volta Cagnete però subisce un brutto colpo. Un due minuti per un giocatore del Romagna, quello della panchina di casa, fanno sentire le loro proteste. Intanto anche il presidente dell'HC Fondi va a protestare contro i giocatori del Romagna. Era accanto al sindaco, si è alzato arrabbiatissimo. E continua a discutere con la panchina del Romagna, che fa finta di nulla, cerca di non ascoltare quello che dice il presidente del Fondi. Quindi punteggio 18 minuti e 50, 7 HC Banca Popolare di Fondi, 10 Romagna. Vedete, intanto si è rialzato, soltanto un po' di spavento per lui. Va a parlare con il suo compagno di squadra Vanoli. Intanto entra, è entrato capitano De Torre. È importante anche il contributo di giocatori di esperienza come lui in una partita che è veramente fondamentale per la stagione del Fondi. Attenzione sull'ala per De Luca, e finalmente interrompe il tabù De Luca. Stavolta riesce ad imbucare la porta di Redaelli. Extra player per gli ospiti. Mazzanti, Antic, ancora Antic, Mazzanti, si muove anche Ceroni, Mazzanti, Lo Cicero, poi Antic, la conclusione è deviata dalla difesa di casa, attenzione a Facundo, rete! Rete di Facundo! Bellissimo questo gol di Facundo, ha approfittato
c'è l'assenza del portiere per l'altro player per segnare il 9-10 e si infiamma il palazzetto dello sport di Viavola di Santa Maria. I dirigenti fondani chiedono l'incitamento del pubblico per riuscire a superare questo ostacolo che è più tenace del previsto. Mazzanti si era mosso bene, poi sull'ala la parata di Facundo. Ritenete finta, bravissimo, Fry Hamza decide di ragionare, Varoli, Cagnete, è una partita ancora più bella adesso, Hamza, rete, 10 pari, 21esimo quasi del primo tempo. Ammonito un dirigente del Romagna. Intanto si riparte, 10 pari, bella partita, bella partita. Se pensiamo che all'andata il primo tempo si è chiuso sull'11-10, qui siamo 10 pari al 20esimo, abbiamo ancora 9 minuti circa da giocare. Si gioca ad un ritmo infernale, stiamo parlando del mese di maggio con una stagione sulle spalle. Mazzanti ancora Facundo, però recupera la palla in Romagna che non vuole mollare niente. Mazzanti, Antic, attenzione all'uomo e alla rete. Ogni volta che il Fondi si avvicina in Romagna riesce a trovare quel gol che gettisce l'entusiasmo dei tifosi di casa. Cagnete, Hamza, ancora Cagnete, si muove Vanoli, bene il movimento per Hamza, 9 metri, De Torre, cosa pivot adesso il capitano di casa, va a fare a sportellaggio con i difensori, la palla di aperto De Torre, però poi c'è un fallo su di lui. Ma siamo al 22esimo del primo tempo, 11-10 Romagna veramente entomiabile dal punto di vista dell'impegno fino a questo momento. Fallo in attacco, si lamenta Fragamza con l'arbitro di campo, i tifosi chiamano difesa, e c'è tanto un time out chiamato da coach Melis, vuol vedersi chiaro. La partita comunque è in perfetto equilibrio, 11-10 Romagna quando mancano 8 minuti, 7 minuti e mezzo starsi alla fine dei primi 30 minuti di gioco. Una partita piacevole, divertente. Vi diciamo soltanto che queste due squadre vengono da una stagione che è iniziata a settembre, siamo arrivati a maggio, 9 mesi dopo, insomma. E anche ci può essere anche la stanchezza di una stagione. Probabilmente il Fondi vuole cercare di buttare il cuore oltre l'ostacolo una volta per sempre per riuscire poi a godersi la salvezza. Il Romagna però non è dello stesso avviso e fino ad ora sta facendo una partita più dettagliata la squadra di coach Melis, e gliene va dato atto che qualcuno veramente aveva pensato che il Romagna venisse qui per un onor di firma, ha completamente sbagliato. Romagna sta giocando con il coltello fra i denti. Fondi probabilmente ha approcciato male alla partita. Romagna ha saputo approfittare, poi quando è stato qualche momento di pressione maggiore da parte dei giocatori di casa sono venute fuori anche le pecche dei giocatori ospiti, però la partita fino a questo momento è piacevole. Si garantisce anche il commento di un ottimo spettacolo, perché c'è una Rotaru che si muove bene, gran rete di Rotaru. Tanto andiamo anche a segnare il tempo.
23esimo minuto dei primi 30 minuti di gioco. De Luca per Vanoli, transizione, rete! Ottima questa rete, stavolta Redaelli, però ancora un giocatore del fondo a terra. Giocatore di casa dovrebbe essere il Sabag. E anche comunque una buona cornice di pubblico, nonostante l'ora proibitiva, le 19.30. Ora di cena. Dicevamo quindi che questa sera vi stiamo raccontando in diretta dal Palazzetto dello Sport, Città di Fondi, di Via Mola, di Santa Maria, le emozioni di questa gara di ritorno del play-out tra HC, Banca Popolare di Fondi e il Romagna. Il punteggio vede gli ospiti avanti 11-12, all'andata di Fondi si è imposto di 3, 19-22. E questa vittoria gli consente di poter giocare la gara di ritorno e l'eventuale bella che si giocherebbe domani tra le muramiche, un vantaggio non da poco, ma fino a questo momento questo vantaggio, almeno per come sta giocando il Romagna, non si sta vedendo. La formazione ospite sta giocando veramente una bella bella partita, ma adesso diciamo che anche il Fondi ha cominciato a giocare in maniera un po' più ordinata e lo spettacolo se ne avvantaggia sicuramente. E sono intanto gli ospiti che hanno la palla con Antic per Mazzanti. Sarà Antic quando per Mazzanti, difesa buona del Fondi, ancora Rotaru, ancora una gran parata di Facundo, subito per Cagnete che vuole riflettere su quello che bisogna fare. Arena, attenzione, Arena all'andata ha fatto un gol in poi, ancora un errore da parte del numero 38 di Tate, già il secondo in questa partita, sempre sull'out di sinistra. Attenzione intanto la rete, e la rete del Romagna, 13-11. Errori che poi il Fondi paga caro, perché se ad ogni transizione sbagliata corrisponde una rete per il Romagna, poi diventa anche difficile stare dietro alla squadra di coach Medici, che se prende entusiasmo poi diventa la partita ancora più difficile. È vero anche che siamo nel primo tempo, c'è ancora un errore e il Sabaggi si butta, poi il portiere Redaelli scambia subito con Mazzanti che va a palleggiare subito la palla per Antic, quasi rubata da Arena, poi Mazzanti, ancora Antic. Attenzione perché Antic quando si muove chiude le palle in attacco. Buona, dovrebbe essere una buona occasione per il Fondi. Ancora un errore e se sbaglia anche Cagnete si fa veramente difficile. La palla per Livoli. Attenzione, attenzione, non si è fatto male forse Mazzanti. Sembra che se la faccia, sì. Intanto ancora problemi di sudorazione sul parquet e c'è bisogno dell'intervento del spazzolone per asciugare il parquet. Fa veramente caldo in campo, non soltanto dal punto di vista atmosferico, c'è anche la tensione di 60 minuti che possono veramente segnare un'intera stagione. Intanto andiamo a sistemare nuovamente il tempo, 4 minuti scarsi alla fine di questo primo tempo, 13-11 Romagna. Bella partita della squadra di coach Melis, ancora Mazzanti un attimo fa c'era, adesso ancora pronto a far suonare la tromba dell'attacco degli ospiti, è ancora lui dopo che la palla era salita sul soffitto del Via Mola di Santa Maria. Ancora un possesso per gli ospiti. Mazzanti, chiamano il passivo, attenzione, rete! E ancora un vantaggio di 3 per il Romagna. Fondi che probabilmente non si aspettava qui
Arena ha errore, però c'è un probabile 7 metri, sì, c'è un 7 metri. ...14-11 per il Romagna. Dicevamo, probabilmente il Fondi non si aspettava un Romagna così volitivo, tenace, che sta veramente facendo di tutto per rovinare la festa al Fondi. Le 7 metri di Luca, la parata del portiere De Luca, però recupera la palla, ancora un 9 metri stavolta per il Fondi. De Luca non gliene dice bene una, poverino, anche sfortunato il ragazzo. Manoli prova a sfondare, Tagnete, gran parata ancora di Reda Elli. C'è Ammazzanti che va ancora in transizione, lo scarico sull'esterno, rete, 15-11 per il Romagna. 3 minuti alla fine del primo tempo, mamma mia che partita in Romagna! Signore e signori, applausi per la squadra di coach Melis, bravo qui, Manoli per me, stavolta Livoli! Interrompe la serie positiva del Romagna, 15-12 per gli ospiti! Però Fondi deve cambiare marcia se vuole veramente vincere questa partita. C'era ancora un 7 metri. 7 metri per gli ospiti. Guarda, è una partita encomiabile questa del Romagna. Non smetteremo mai di dirlo, perché secondo me anche i giocatori di casa non si aspettavano una determinazione simile per giocatori ospiti. E ancora la rete, 16-12 e un vantaggio di 4 gol, è pesante anche dal punto di vista mentale. Fondi deve cambiare assolutamente registro, in questo modo si avvicina di più la partita di domani sera che un eventuale salvezza già da questa sera. Vediamo cosa accadrà, intanto Arena sbaglia, ogni tanto ha questi colpi Arena, però c'è Ammazzanti, va, però qui se poi dopo dai spazio a Ammazzanti, che questa sera veramente la mano bollente, diventa tutto più difficile. 17-12, continuano a giocare una gran palla a mano giocatori di Romagna. Gran partita da parte loro fino a questo momento, più 5, Manoli, il Fondi sembra sbattere contro un muro di gomma, sembra mancare anche quel Brett che potrebbe magari ridare anche fiducia dal punto di vista mentale. Bravissimo qui Manoli al segno. Fondi che alla partita di andata, ovviamente riusciamo a dirvelo dopo quasi 30 minuti di gioco, nel secondo tempo è piaciuto moltissimo dal punto di vista della compattezza, riuscendo a far segnare un solo gol in 14 minuti alla squadra di Torres Melis, che intanto va a segno con il 18-13 e Sabag, ultimo possesso dei primi 30 minuti, l'Arena che va a subire fallo. Probabile anche un 2 minuti, vediamo. Sì, 2 minuti quindi per un giocatore del Romagna. Mancano esattamente 7 secondi alla fine del primo tempo. C'è un 7 metri per il Fondi, sarebbe importante andare al riposo con un gol in più segnato, ecco a segno, intanto 14-18, ultimo possesso
recupera la palla, attenzione al tiro, la palla termina fuori. E quindi in questo momento termina il primo tempo con il punteggio che vede il Romagna meritatamente in vantaggio per 18-14. Se si era preparato lo spumante in ghiaccio per un eventuale festeggiamento per i fondi, il Romagna probabilmente vuole veramente far, come si dice, essere il convitato di pietra in questa festa, e lo sta facendo in maniera egregia. Una partita importante questa di la squadra di Coach Medici, però avremo tempo e modo per parlarne nel secondo tempo. A fra poco. Thank you.
Signore e signori, ritornati in placa diretta dal Palazzetto dello Sport, città di Fondi di Viamola di Santa Maria. Ultimi 30 minuti di questo play-out di ritorno tra HC, Banca Popolare di Fondi e Romagna. I primi 30 minuti sono chiusi con la formazione di coach Melis. In vantaggio per 18-14. Ricordiamo che all'andata sabato sera Fondi si è imposta per 22-19 sul campo del Romagna. In caso di vittoria della formazione di coach Melis significherebbe pareggio domani sera sempre alle 19.30 qui dal Palazzetto dello Sport di Viamola di Santa Maria. Intanto è il Romagna al possesso con la palla con Mazzanti. Antic, la palla per Sam, chiuso bene ancora Mazzanti, rete 19-14 per il Romagna. Forse De Santis sembra una pentola pronta ad esplodere. Manoli, buona la palla, però 9 metri, il fallo è avvenuto prima della lunetta dei 7 metri, quindi 9 metri per il fondo. Manoli, Cagnete, bisogna affidarsi anche a bello questo gol di Arena, gran gol di Arena. Buona la carica il giocatore di origini napoletane Di Domenico, Mazzanti, Antic, ancora Antic che va a chiamare lo schema, Mazzanti, una vera spina nel fianco con i suoi movimenti, e Sam si muovono, attenzione al rischio passivo. Mazzanti, ancora un gran gol, ancora un gran gol, 20-15. La Romagna vuole mantenere il distacco di 5 gol. Stanno veramente facendo una partita importante i giocatori del Romagna, ma è probabilmente 5-1 adesso il schema, poi ritorna al 6-0 il Romagna. Dicevamo, partita importante del Romagna, favorito anche da un approccio del Fondi che veramente si lascia un po' sorpreso. Oggi Romagna veramente sta sbagliando poco o nulla. Fondi più pasticcione, probabilmente, come abbiamo detto anche in corso di cronaca nel primo tempo, non si aspettava la squadra di coach De Santis un Romagna così a cui deluta, però non devi andare col fioretto, qui devi sfondare la porta se vuoi veramente provare a fare una rimonta. Mazzanti ancora per Sammi, il tocco di Sabag, 9 metri ancora per il Romagna. Tanto un 2 minuti per il Sabag, quindi supereroe Lucano merita per il Romagna, avanti 20-15, gran partita della squadra di coach Melis, non ci stanchiamo di ripeterlo, veramente una partita importante, come andrebbe giocata per riuscire a giocarsi tutto per tutto domani sera. Intanto fallo in attacco degli ospiti, riparte il Fondi, mancano 26 minuti e mezzo scarsi alla fine della partita, comincia a fare buio all'infuori del Palazzetto dello Sport di Viamola di Santa Maria. Chissà che il Fondi non trovi con questo buio un contraltare come la luce di un secondo tempo migliore. Intanto rete! Rete di Vanoli che va a suonare ancora la carica. Fallo in attacco ancora degli ospiti. Attenzione, attenzione, attenzione. Venti a 16. Possesso palla Fondi, che potrebbe andare almeno 3. Hamza viene chiuso bene. Però no, errore di Arena, errore di Arena. Ancora un errore sull'ala del Fondi e Romagna ancora il possesso di un uomo più 5. Antic, oh no, qui è Sam, gran gol, ma quanti errori la difesa del Fondi
quanti errori la difesa del Fondi, quanti errori, e anche il pubblico sugli spalti comincia a spazientirsi, qualcuno comincia anche a dare dei consigli importanti ai giocatori. Arena prova a tentare il fallo, lo trova ancora Vanoli, pronto a caricare ancora. Bel gol stavolta di Arena, bel gol di Arena, ha capito che sarebbe andato a sbattere contro il muro. Ancora un gol importantissimo, importantissimo, e Romagna risponde colpo su colpo, ed è proprio quello che deve fare la squadra di Dos Melis. Ancora un errore del Fondi, possibile più 6 per gli ospiti in transizione, rete, più 6 del Romagna. Che partita ragazzi, 23-17, Fondi non c'è, inutile stare qui a nascondere ciò che è abbastanza evidente, anche il sindaco sugli spazi è interdetto, e Sabag difende benissimo il Romagna, e Fondi è costretto veramente a cercare sfondamenti, non riuscendo a trovare veramente un tiro pulito, e diventa tutto molto più difficile. Il qui bella rete di Rai Hamza, probabilmente la prima marcatura per il giocatore tunisino. Mazzanti per Di Domenico, Antic, che partita in Romagna, tanto di cappello, Mazzanti, Antic, gran partita, forse De Santis silente, Mazzanti ancora, ancora uno sfondamento, ancora una rete, non sbaglia nulla in Romagna, ancora più 6, Vanoli prova ancora sull'ala, rete, Livoli, rete! Si alzano l'incitamento dei tifosi di casa, però gran partita del Romagna, stanno facendo la partita che devono fare i ragazzi di Dos Melis, la stanno facendo in maniera impeccabile, sfruttando tanti errori del Fondi, sì, probabilmente c'è anche il rischio di un 2 minuti per De Luca, gli arbitri chiudono l'occhio, e Sam, anzi, attenzione per il Sam, si muove bene il pivot, riesce anche a tirare, però erano già stati fischiati i 9 metri. Che partita ragazzi di Romagna. Ancora problemi con il parquet, 19-24 per il Romagna, punteggio altissimo, siamo intorno al 8° minuto del secondo tempo, mancano 22 minuti, punteggio veramente molto alto, si supereranno sicuramente i 30 gol. Qui bravo Mazzanti, bravissimo stavolta Facundo, quasi che fra tre giocatori del Fondi la palla l'aveva recuperata un giocatore del Romagna, qui ancora buona per la per, e la rete, e la rete di De Luca, il pugno di De Luca, mini break 2-0 Fondi, mini break di 2-0 Fondi, può essere un segnale. 8 minuti e mezzo dall'inizio del secondo tempo, Fondi HC Banca Popolare 20, Romagna 24. La partita non è ancora finita, è vero che 4 gol si possono recuperare, ma poi tutte le energie strade per recuperarle diventano poi un problema per il finale. Tanto c'è un 9 metri per il Romagna, ancora un giocatore del Fondi a terra.
un altro time out. Quando il destino è nelle tue mani, poi non sempre va a finire come vuoi. Romagna non sta sbagliando quasi nulla. Fondi sta giocando una discreta partita, ma ci si aspettava sicuramente di meglio. Qui è proprio Romagna che sta giocando una gran partita. Fondi sta giocando probabilmente ai suoi livelli e non basta, perché ci vuole qualcosa di più, molto di più. Mancano 21 minuti alla fine della partita. Con questo risultato in Romagna si guadagnerebbe il play-out, la terza partita, domani sera sempre alle 19.30, dal Via Mola di Santa Maria. Sarebbe veramente una beffa per il Fondi se guardiamo la situazione dal punto di vista dei padroni di casa. Mentre andiamo a guardare in Romagna, stanno facendo un autentico capolavoro i giocatori, dei ragazzi di Cosmeni. Allora va dato veramente un grosso applauso, perché stanno veramente disputando una partita importante dal punto di vista dell'intensità, dell'abnegazione e soprattutto della volontà di non abdicare nonostante la sconfitta di sabato sera. Certamente tra sabato e domani eventualmente sarebbero terminate le partite in 4 giorni. Mentalmente, tutto fisicamente, dopo una stagione sulle gambe, sarebbe veramente difficile anche da gestire. Però c'è ancora tanto, tanto tempo da giocare, vediamo cosa succede. Intanto ripartiamo da un mini break Fondi 2-0. Romagna avanti di 4, 24-20. Eleven Sport, vi stiamo raccontando playout di ritorno tra l'HC Banco Popolare di Fondi e Romagna. All'andata Fondi ha vinto 22-19, sabato sera Cagnetti che è di azione, bravissimo Redaelli. Redaelli fantastico questa sera, attenzione ancora a Lucicero, Antic. Ah, stavolta però perde palla il Romagna, il Fondi deve cercare di sfruttare questi possessi palla su palle perse dagli ospiti e cercare di farlo anche nel minor tempo possibile. Qui Cagnetti sfonda completamente la porta. Mini break 3-0 Fondi, 24-21. Attenzione, 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 ci sono ancora 20 minuti da giocare. Tutto è nelle mani di entrambe le squadre. Se il Fondi dovesse riuscire nell'impresa, è salvo. In Romagna, se riesce a fare il sorpasso qui in terra laziale, si guadagna la gara 3 domani sera, 19.30, dal palazzetto dello sport di Via Mola di Santa Maria. Tutto è veramente si decide in questi ultimi 20 minuti scarsi. Tanto fallo in attacco e ancora una palla persa da Romagna, che adesso come nel primo tempo comincia a sentire la pressione del Fondi. La palla termina fuori, peccato, peccato, un altro gol avrebbe veramente spostato l'inerzia della partita dalla parte del Fondi. Fondi che per adesso sta giocando tutta un'altra palla a mano, il Romagna ne risente della pressione dei padroni di casa e il vantaggio si è dimezzato da più 6 a più 3. Mazzanti, ottimo movimento. Se Mazzanti si muove in questo modo, poi diventa anche difficile riuscire a costruire una rimonta. Bel gol, Mazzanti, giocatore spettacolare questa sera, sta sbagliando poco o nulla. Ancora un errore del Fondi con Vanoli, però c'è un 9 metri. 12° minuto, si avvicina sempre di più lo spareggio finale di domani sera. Attenzione, 25-21 per il Romagna. Fondi in possesso di palla. Che partita, ragazzi, chi lo avrebbe mai detto? Gran partita da parte del Romagna. Ancora per ancora un errore. Ancora un errore del Fondi.
Antic, Massanti, Telesam, due volte rete e ritorna più 5 in Romagna. Però quanti errori il Spondin difesa. Time out ancora, chiamare la forza pesante, è una furia, ne ha ben donne, insomma, non siamo proprio così distanti da, con il pensiero da Corsi De Santi. In questo momento veramente deve cercare di scuotere i suoi a pochi secondi per poterlo fare. Coach Melis deve semplicemente cercare di gestire questi ultimi 17 minuti scarsi alla fine della partita, mentre il ragazzino con lo spazzolone tanto Fondi, che da quando è andato sotto non è più riuscito a recuperare in questo secondo tempo, si è avvicinato fino ad un meno 3. Da 24 a 18, a 24 a 21, e poi il mini break ancora del Romagna, 26 a 21. Anche il pubblico sugli spalti un po' interdetto. Fondi che si sta giocando la stagione questa sera. Si parte il Fondi. Agnete, Hamza, De Luca. La Manoli, Hamza, Manoli prova a sfondare e la parata di Regaelli. Gran partita anche del portiere ospite Regaelli, anche già l'andata ha compiuto gli interventi veramente importanti. Non solo poi serviti ad evitare la sconfitta a Romagna, ma il suo sicuramente Martino Regaelli l'ha fatto, lo sta facendo anche questa sera in quel di Fondi. Antic, attenzione, rete, 27 a 21 per il Romagna. Che partita, ragazzi, bellissima. Romagna sta veramente buttando il cuore oltre l'ostacolo e lo sta facendo con tutta la cattiveria possibile. Rete del Fondi, intanto con Fraianza, che prova a riaccendere l'entusiasmo dei tifosi di casa, che si sono un po' spenti, ma è anche abbastanza naturale. La partita è completamente in mano del Romagna. Fondi proprio non riesce ad arginare le folate della squadra di Coach Melis. Ancora Antic, 9 metri. Antic, buono il passaggio, no, sembrava un gol. Zavagli, e rete di Hamza, 23 a 27, meno 4 Fondi, però c'è ancora una montagna da scalare. Pallo su Tassinari, il capitano, anzi no, scusate, sullo Cicero. Antic, lo scambio, rete, 28 a 23. Mamma mia, che partita in Romagna, ragazzi, con tutta la cattiveria possibile la squadra di Coach Melis. Così si giocano le partite, da stropicciarsi gli occhi per la cattiveria, la determinazione con la squadra, con la quale la squadra di Coach Melis sta vincendo qui a Fondi. E ancora una rete, e ancora una rete, meno 4 Fondi, 28-24. Di Domenico, Rotaru, Antic, attenzione Di Domenico per Antic, ancora per Di Domenico, no, fanno un attacco,
palla in attacco, palla in attacco. Transizione Fondi con Vanoli, El Shabbad che commette palla in attacco. Trova lo sfondamento, lo trova e lo trova. Vediamo se questi piccoli errori di Romagna riescono a svegliare il Fondi in questo finale. Mancano 14 minuti alla fine della partita, ci vuole tutta un'altra prestazione. Fuori El Shabbad, dietro De Torre a fare il pivot. Arena, prova De Torre, messo a terra. 9 metri per il Fondi. Manoli per... E ancora la rete di Fraianza, 25 a 28, 3 meno 3 Fondi. È ancora lunga, però già che c'è una reazione, già è qualcosa, già è qualcosa. Magnete va a marcare uomo. Qui Romagna perde un'altra palla, perde un'altra palla. Possibile meno quella lì. Per il Fondi. Manoli, buona la carica. Gaucho Argentino, transizione Fondi con Manoli per Fraianza sull'ala. Sembra essere anche più produttivo. Che torre in mezzo a fare a sportellate con i difensori di Romagna. Fondi sotto di tre. Alla palla del meno 2, ancora Manoli per Arena, può andare a sfondare, rete! Rete! Meno 2 Fondi! Attenzione, la partita si sta riaprendo! Quando sembrava che fosse finita! O almeno la parvenza era quella! In Romagna sembra adesso in difficoltà! L'inerzia della partita si sta spostando tutta dalla parte del Fondi e adesso comincia a marcare in maniera anche più asfissiante. Rete! Ancora una rete del Romagna! Che partita! 29 a 26! Il merito del Romagna è stato sempre quello di trovare il gol che spegnesse l'entusiasmo del Fondi. Ancora per Hamza, rete! Rete! Quasi 11 minuti alla fine della partita, time out, vediamo. No, non c'è time out. Riparte il Romagna, è tutto un altro Fondi adesso, 27 a 29, manca un'eternità, 11 minuti alla fine della partita, adesso la partita è più equilibrata, il Romagna potrebbe sentire contro contro passi, passi del Romagna, attenzione! Diventa una polveriera, il Diavolo di Santa Maria diventa veramente un casino bollente di entusiasmo. De Torre, palo! Fallo di rigore. Mamma mia, Cagnete alla palla del meno uno. Alla palla del meno uno, Cagnete. Mamma mia. Mamma mia, rete, 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 28 a 29, la partita è completamente riaperta e adesso Coach Melis può parlarci sopra. Che partita ragazzi, che partita, il Fondi ha completamente riaperto la partita e adesso è veramente... La squadra che abbiamo visto giocare anche sabato in quel di Imola, anche il sindaco di Fondi è entusiasta in tribuna insieme all'assessore ai servizi sociali. L'entusiasmo è sempre più alto. Gli arbitri richiamano il Romagna,
Quindi, riepilogando, 19 minuti e 43 secondi dall'inizio del secondo tempo. Romagna da un più 6 è passato a un più 1. Fondi, a stavolta, sta veramente cominciando a giocare in maniera propositiva e i risultati si vedono. 28 a 29 per il Romagna. Ripetiamo, qualora dovesse vincere il Romagna, si va a gara 3 domani sera, e chi vince si salva, chi perde va a fare lo spareggio contro la perdente tra Rubiera e Carpi. Se vince il Fondi è finita qui, il Fondi si salva e il Romagna è condannato a giocarsi ancora la salvezza contro la perdente tra la Rubiera e Carpi. E ancora un fallo e un due minuti. Andiamo a sistemare anche il cronometro. 7 metri. Va a ruotare. Ragazzi, non potevamo chiedere di meglio per ritornare qui sulla piattaforma di Eleven Sport per raccontarvi questa partita pazzesca. Romagna che fino a circa 5 minuti fa era avanti di 6, adesso avanti di 1. La rete del 30 a 28, ma il Fondi è in partita, eh? Il Fondi è in partita. Fondi è in partita. Romagna avanti di 2, ma mancano 8 minuti e mezzo, scusate. Ah, chi fallo su Hamza. Chiedono i 2 minuti i tifosi sugli spalti. Capitano del Torre è pronto a suonare la carica per i suoi. Certo, c'è ancora problemi di incolumità col parquet. Tanto il sindaco dovrebbe aver lasciato la tribuna, perché non lo vediamo più in tribuna. Del Torre è pronto a far ripartire il Fondi. Ancora 9 minuti alla fine della partita. Buono sull'ala. Rete, rete! E adesso la partita può veramente cambiare registro, perché il Fondi risponde colpo su colpo e lo fa lo stesso il Romagna. Però bisogna che ci sia maggiore attenzione da parte della difesa di casa. Romagna risegna con una velocità incredibile, mettendo ancora maggiore pressione sul Fondi, costringendolo a giocare sempre con un doppio svantaggio da recuperare. Questo poi diventa difficile. Ancora rete, Manoli. Manoli non si è fermato un attimo. 30 a 31. Attenzione all'attacco del Romagna. Parata! Parata! Con il numero la palla in Romagna. La parata di Facundo. Adesso diventano decisivi due portieri. Che partita, ragazzi! La piattaforma Eleven Sport questa sera si sta veramente godendo un grande spettacolo qui al Balasport di Fondi. Ancora Antic, spostando sull'ala, rete! E il fatto che Romagna riesca sempre a conservare quelle due reti di vantaggio è un vantaggio psicologico importantissimo, perché non permette al Fondi
di potersi giocare la palla di un possibile pareggio, ma sempre di dover andare a rincorrere per mantenere la partita sul meno uno. E questo psicologicamente poi alla lunga pesa. 23 minuti quasi del secondo tempo. Attenzione ancora a Vanoli, buono sull'ala, rete! Si è fatto male un tanto Micheli. Mamma mia, mamma mia, è importantissimo sia che Romagna riesca a segnare per portare in fondo, a giocare sempre con la pressione del più due, da recuperare, quindi portare almeno uno, ed è importante anche che il Fondi trovi il gol del meno uno per mettere pressione anche al Romagna con i suoi possessi. Partita adesso che si gioca veramente in un fazzoletto di tensione, nervi e minuti. Che partita, ragazzi, mamma mia, stanotte sarà difficile dormire, sarà difficilissimo. Attenzione alle stelle, si sta giocando veramente la partita fino all'ultimo minuto. 22 minuti e 50, mamma mia. E Sam, il Romagna è pronto a ripartire, più uno. Adesso il Fondi deve stringere le maglie e deve provare a conquistare la palla per un possibile pareggio. Un eventuale pareggio posterebbe completamente l'inerzia della partita a favore della squadra di Coach Pesanti. Attenzione, rete! Ancora una rete del Romagna che continua a mantenere il più due. E si arrabbia Coach Pesanti, certamente certi errori fanno imbestialire il coach di casa. Ancora Manoli che suona la carica, Cagnete, rete, rete, 32 a 33, Arena come all'andata. Arena ha fatto un gol pesantissimo, extra player per il Romagna. Mamma mia, che partita, ragazzi, stupenda, stupenda. Adesso questo finale veramente incredibile, tensione a 1000, palpitazioni del cuore a 3000, mamma mia, deboli di cuore. Questo finale di partita, attenzione a Romagna, ottima difesa del Fondi, passivo, attenzione, cavolo del passivo, a poche possibilità in Romagna, tiro alto, 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 Paroli scuola la carica, il pubblico insieme ai giocatori, e l'ottavo giocatore in campo, adesso il pubblico esplode con una polveriera. Silvia Mola di Santa Maria, Arena, il Fondi alla palla del pareggio, potrebbe completamente cambiare l'inerzia della partita. 9 metri, mamma mia. Vanoli, Cagnese sull'ala per Hamza, poi ancora Arena, buona per El Sabag, rete! Rete! El Sabag, 33 pari, 4 minuti ormai alla fine della partita, ancora il parato, rete del Romagna, 33 a 34, però già viene portato la partita in pareggio, è un miracolo. Romagna è calato, beh, diciamo che non era nemmeno facile mantenere quel ritmo per 60 minuti. Il pubblico è veramente bollente questa sera. I giocatori in campo sono stanchissimi e Sabag sulle gambe, più che comprensibile. Mamma mia, 25 e 19.
andiamo a correggere anche il Arena. Ancora la palla del pareggio, adesso è anche diverso giocare con la palla del pareggio, è già diverso da giocare della palla del meno uno. Attenzione ancora Vanoli sull'ala per Hamzano, stavolta sbaglia il tunisino, errore che può costare caro al Fondi. Mazzanti, attenzione, Antic può provare anche lo sfondamento, oggi si sta provando, poi subisce il 9 metri. Ancora lui, ancora Mazzanti, che partita Mazzanti, e gran parata di Facundo, signori, 3 minuti e 50 secondi alla fine della partita. Che parata adesso fa Facundo. Mazzanti non ha sbagliato quasi nulla, col quasi è arrivato con questo tiro che però ha visto il portiere Facundo fare un ottimo intervento, e Fondi ancora la palla del pareggio. 3 minuti e mezzo alla fine della partita, uno sforzo come la palla a mano, veramente le partite non finiscono mai. Attenzione a Vanoli, ancora sull'ala, chiuso bene stavolta Hamza, ancora Cagnete per Arena che può sfondare, rete 34 pari, 3 minuti alla fine della partita. Attenzione sull'ala in Romagna, parata, esplode la partita con Dara, in Fondi alla palla del vantaggio, in Fondi alla palla del vantaggio, 2 minuti e 45 secondi alla fine, Vanoli, Cagnete, adesso tutto è nelle mani del Fondi, incredibile finale. Chi l'avrebbe detto non meno di 10 minuti fa che il Sabato viene messo a terra, ancora 9 metri per il Fondi. Due minuti e mezzo alla fine della partita, pazzesca questa partita, fino al quarto d'ora fa noi parlavamo di un Romagna avanti di 6 reti, adesso parliamo di una partita completamente ribaltata come un calzino, incredibile. Madonna, merito al Fondi di non avere veramente mai mollato, però è bastato veramente mettere un po' di pressione al giocatore di Romagna per fargli rete di Arena, vantaggio Fondi, questo è Sam 9 metri per il Romagna, mamma mia, non finisce più. Intanto c'è l'escussione per Ramondini. Com'è nella gara d'andata, stavolta è Ramondini, all'andata è stato Sam. Mamma mia, 7 metri per il Romagna. Rotaru alla palla del pareggio. No, poi lascia l'incombenza a Mazzanti. E Mazzanti, Gregorio Mazzanti alla palla del possibile pareggio. Rete, 35 pari, 28esimo minuto, la Fondi ancora la palla del vantaggio, 35 pari, mamma mia, con un uomo in meno il Romagna. Arena, stavolta la parata del portiere Daelli, la palla termina fuori, attenzione in Romagna, adesso c'è ancora l'extra player, subito con un uomo in meno in questo ultimo minuto e mezzo di partita,
Il Romagna ha il possesso palla del possibile vantaggio. Quando manca un minuto e 20 secondi circa alla fine della partita, recupera Arena e la perde nuovamente il Fondi. Non si fa in tempo a poter raccontare un evento. Questa poi è la bellezza di uno sport veloce, brioso come la palla a mano. Mazzanti perde ancora la palla, poi ancora Rotaru, rete! Rete! Attenzione, il Fondi alla palla del pareggio. Intanto c'è un timeout. Che male da voci di Sanzi. 35-36. Punteggio altissimo. 71 reti in due. Quando all'antata ce ne sono segnali, c'erano 41, quasi il doppio. Solo in questa gara di ritorno. Mamma mia! Mamma mia, attualmente il Romagna vede il pareggio di domani sera, gara 3, e domani sera non c'è più appello, chi vince si salva, chi perde va a fare play-out ancora contro la perdente tra Carpi. Abbiamo perso anche di vista l'altra squadra, adesso da poco magari riusciremo a dirvela. L'emozione di questi ultimi minuti, ci scuserete, è veramente partita incredibile. Secchia Rubiera, ecco, ce l'abbiamo fatta, scusateci, ma l'emozione di questi ultimi minuti sta giocando veramente brutti scherzi. Allora, 45 secondi alla fine, 35 Fondi, 36 Romagna. Romagna adesso vede gara 3 di domani sera, sempre 19:30. Attenzione, Romagna vede ancora gara 3 in vantaggio di 1. Manoli, Arena, fallo su di lui, 20 secondi alla fine. Attenzione, 20 secondi alla fine. Attenzione, Arena, ancora fallo su di lui, 10 secondi alla fine. 10 secondi alla fine, 10 secondi alla fine. Tutto sommato i giocatori in campo hanno dato prova di grande sportività, poteva succedere veramente di tutto, non è successo nulla, fortunatamente i giocatori in campo hanno mostrato grande spirito di abnegazione. Adesso ultimi 10 secondi, attenzione, Fondi alla palla del pareggio, Arena, attenzione, la partita è finita, certamente Romagna, ah no, c'è ancora, attenzione, c'è ancora un tiro, se il Fondi segna è pareggio, se Romagna non subisce gol si va a gara 3, attenzione, c'è soltanto il tiro. C'è solo il tempo per il tiro, sarà Arena a provarci. Fuori il Romagna, si gioca a gara 3 domani sera, non è ancora finita, il Romagna riesce nell'impresa di espugnare il palazzetto dello sport di Via Mola di Santa Maria di Fondi. Domani sera si giocheranno tutto in 60 minuti, signore e signori, è stato veramente incredibile quello che è successo questa sera. Il Romagna è riuscito nell'impresa di vincere qui al palazzetto dello sport di Via Mola di Santa Maria e costringere la squadra di Torcio De Santis a giocarsi tutto domani sera. Da parte nostra vi diamo la buona serata e vi diamo appuntamento a questo punto a domani sera alle ore 19:30 per gara 3 tra HC Banca Popolare di Fondi e il Romagna. È tutto, buona serata.